abbiamo cantato riguardo alla gioia. Troppo bello. Possiamo cantare ancora, dato a Lui la mia tristezza, perché quando noi entriamo nella gioia del Signore, in questo tempo come a Natale, noi sappiamo che il tema del Natale è Gesù ed è soprattutto la gioia. Tu hai la gioia del Signore nel tuo spirito oggi? Oggi parleremo un po' di questa gioia e sicuramente non significa che tutto andrà bene. Alcuni pensano che la gioia sia che tutto va bene, ma non è così. La gioia del Signore è la tua forza e tu hai bisogno della gioia del Signore anche quando è difficile. E ci sono momenti difficili. Possiamo vedere quello che sta succedendo nel mondo, le tragedie, le guerre che distruggono paesi, migliaia di persone che muoiono, persone innocenti, bambini, conflitti, e in queste guerre il 90% spesso sono civili che muoiono. Tutte le cose che distruggono oggi il mondo, quello che è successo anche 2 giorni fa in quel posto, in America, nel Connecticut, dove più di 20 bambini di 6-7 anni sono stati uccisi, insieme con 6 adulti che sono stati uccisi senza senso. Un giovane di 20 anni che prima ha ucciso sua madre e poi ha ucciso se stesso. Come posso io oggi, in onestà, in integrità, stare qui davanti a voi a dire Gesù è la gioia? Perché Lui è la gioia che è stata mandata dal cielo. Qualunque altra cosa che non va nella terra, Gesù è venuto. E io credo che la vera gioia sia imparare a vivere nella luce della venuta di Gesù, in mezzo alle tenebre. La Bibbia ci dice che anche se la sofferenza dura per una notte, la gioia viene al mattino. Il Dio che ci dà canti durante la notte, il Padre di misericordia, il Padre degli orfani, il marito per la vedova, colui che guarisce i cuori rotti. Lui non ti lascia e non ti abbandona e si avvicina a te nei momenti di difficoltà. Lui è la roccia della nostra salvezza. Lui è la luce del mondo e anche la luce nelle tue tenebre. E per questo motivo, per questa luce che porta luce a tutti, e questa luce risplende nel mondo. La vera luce risplende nelle tenebre ed è successo 2000 anni fa e risplenderà per sempre. La Bibbia è chiara riguardo le condizioni del cuore dell'uomo. La Bibbia dice che il cuore dell'uomo è nelle tenebre e per questo motivo l'espressione dell'umanità è piena di macchie. Ecco perché c'è così tanto male nel mondo. La Bibbia ci dice che fino a che Dio non verrà e non interverrà Lui stesso, le tenebre copriranno la terra. E sono tenebre molto profonde. Ecco quello che il profeta Isaia ha profetizzato riguardo gli ultimi tempi. Non solo la questione apocalittica, lo scenario apocalittico di cui molti profeti piace parlare, ma la condizione dell'umanità. Le tenebre coprono la terra. Poiché un bimbo ci è nato, un figlio ci è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato Consigliere Ammirabile, Dio Potente, Padre Eterno, Principe della Pace, per dare incremento all'impero e una pace senza fine
al trono di Davide. Ora, mentre stiamo entrando nella stagione del Natale, nel periodo del Natale, e adoriamo assieme, noi ci vogliamo avvicinare di più a Gesù. Questo è l'aspetto di chi è Gesù. E io vi invito ad avvicinarvi sempre di più alla gioia del Signore. E noi possiamo ricordarci a Natale di tutto questo perché tutto è iniziato in quello che noi chiamiamo la storia di Natale, non solo nella nascita del figlio, ma la nascita di colui che avrebbe portato il regno di Dio, lo Shalom. Sarebbe venuto in modo di incremento. Inizia come un bambino in una mangiatoia, ma un giorno si sarebbe mostrato come il Signore della gloria, il giudice di tutta la terra, e quando verrà a giudicare, verrà a mettere a posto le cose che sono sbagliate, a rimuovere ogni tenebra da questo universo. Ecco perché noi abbiamo speranza, ecco perché possiamo gioire per questa gloria. È la pace, che è lo shalom, che toccherà le nazioni del mondo. Quando noi leggiamo i Vangeli, e la prossima domenica vedremo insieme di leggere alcuni passi dei Vangeli che riguarderanno il Natale, e ogni anno noi nella nostra lettura biblica che facciamo ogni domenica, ovviamente riporteremo tutto al Natale, faremo insieme il carol con i canti di Natale. A noi ci piace immaginare tutte queste cose, ma noi mentre rinfreschiamo la nostra memoria riguardando al Natale nel suo contesto, una cosa importante che noi notiamo è la gioia, che è la chiave. Da quando l'angelo Gabriele è apparso a Maria, lo possiamo vedere in Luca, capitolo 1. Quando l'angelo fu entrato da lei, disse: Ti saluta, o favorita della grazia, il Signore è con te. Quindi dall'inizio possiamo vedere che riguarda la gioia. E perché Maria non sarebbe dovuta essere piena di gioia? Lei era stata scelta fra tante altre giovani donne della sua generazione e fra tutte le generazioni per essere la donna scelta da Dio per portare il figlio Gesù nel mondo con una concezione soprannaturale. Perché lei non dovrebbe essere stata piena di gioia? L'angelo ha detto: Sei altamente favorita. Questa parola altamente favorita, come è stata tradotta dal greco, è una parola veramente sorprendente e non è usata frequentemente, anzi, non la troviamo spesso. Angeli, persone e Gesù che vanno in giro dichiarando queste parole, così come buttando petali ad un matrimonio, ma invece la troviamo solo due volte nel Nuovo Testamento. La prima volta è qua quando Dio annuncia a questa vergine: Dio ti ha favorito, altamente favorito, ti ha scelto fra tante donne. In modo speciale, è la seconda volta dove lo troviamo, è quando Paolo scrive agli Efesini, capitolo 1, al verso 6, dove Dio dice che noi siamo accettati nell'amato Figlio, che noi esistiamo per la gloria di Dio in cui Lui ci ha reso accettati in Cristo Gesù. Ma non c'è allora una traduzione tanto buona, perché nell'originale è esattamente la stessa parola che Gabriele ha detto in quel momento particolare per far sapere a Maria che era la donna scelta,
per portare il Messia nel mondo. È la stessa parola che viene usata per la nostra vita, per ognuno di noi. Tu sei favorito, altamente favorito. E quindi dobbiamo anche noi essere pieni di gioia nonostante le circostanze. Benedetto è Dio e Padre del nostro Signore Cristo Gesù che ci ha benedetto con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti. Quindi io sarò pieno di gioia e sarò pieno della gioia del Signore. Questa è stata la reazione di Maria. Nella chiesa anglicana io facevo parte del coro. E in quei tempi non posso dire che cantassi bene, e non potevo neanche dire che non cantavo così bene, ma cantavo anche peggio di quanto canto oggi. Io mi ricordo il direttore del coro è arrivato da me, penso che avevo 10 anni, quindi molto tempo fa, 22 anni fa. E il resto pure. Quindi erano giorni di una volta in cui gli anglicani erano persone un po' fredde e noi eravamo come angeli e non potevi spostare un piede. E quindi il direttore del coro camminava su e giù cercando di capire da dove usciva quella nota sbagliata. E si è fermato davanti a me e ha scosso la testa e se n'è andato. Un po' di tempo dopo sono stato invitato a far parte della danza di in quella chiesa e il resto poi sappiamo è storia. Ma una delle cose di cui mi ricordo è di come cantavamo. Quanti anglicani abbiamo qua? Quanti tipi di anglicani ci sono? E noi cantavamo il Magnificat. E non riuscivo a capire bene che cos'era questo Magnificat, ma è preso appunto da Luca, capitolo 1 di Luca. E inizia così perché è la risposta di Maria, che è stata favorita. E Maria dice: l'anima mia magnifica il Signore, e lo spirito mio esulta in Dio, mio Salvatore. E io cantavo qualcosa del genere. Io pretendevo almeno di cantare, ma le parole erano veramente straordinarie. L'anima mia magnifica il Signore, lo spirito mio esulta in Dio. Lo spirito è pieno di gioia, esulta. In tutti questi anni ho capito un po' di questo significa. Sai, quando tu esulti di gioia, sei felice e puoi essere felice di tante cose. Ma la vera gioia del Signore non riguarda solo cose, ma riguarda Lui. Riguarda Lui. E lo spirito mio esulta. Lo spirito esulta. Il tuo corpo forse è pieno di dolori, ma il tuo spirito può esultare di gioia. Le peggiori circostanze in cui tu potresti trovarti, eppure in quelle circostanze il tuo spirito esulta di gioia, perché non è una gioia terrena. Questa non è la gioia della gioia di Natale che abbiamo dalle circostanze che ci sono. E io spero che tu non sia uno di quei cristiani sempre tristi, che non vogliono fare mai niente per Natale. Guarda Charles Dickens, cosa ha scritto. A me piacciono le luci, mi piace il calore, l'atmosfera. È bello, guarda quei bambini oggi che hanno fatto la loro presentazione, come erano pieni di gioia. È bello tutte queste cose umane.
che ci aiutano nelle emozioni, nel volere. E noi con l'anima magnifichiamo il Signore, ma è con lo spirito che esultiamo di gioia. Sta parlando in francese. Sto dicendo qualcosa ai miei amici francesi. Quanti mi hanno compreso? Potrei finire facilmente le mie parole se parlo in francese, ma questo è qualcosa di più di quello che tuo padre o tua madre ti può dare. Loro possono darti un'educazione, possono provvedere per te, ma qui c'è qualcosa di più di quello che il mondo ti può dare. Se tu prendi tutto il mondo e ne fai un pacchetto per Natale, un regalo per Natale, neppure riuscirai a iniziare a capire quando Maria dice: lo spirito mio esulta. È qualcosa di così profondo dentro di noi. E con integrità, ecco perché io posso stare qua davanti a voi e dire: oggi possiamo esultare di gioia nonostante le circostanze. Qualunque siano le circostanze, non è che noi ignoriamo il dolore, la sofferenza, ma noi qui stiamo celebrando colui che ha confrontato tutte queste cose. E il profeta dice incremento, l'incremento del suo governo non ci sarà fine. Non dice che al suo governo non ci sarà più fine, ma dice all'incremento del suo governo non ci sarà più fine. Quindi il regno viene, inizia da piccolo, comincia così piccolo, che può entrare in una mangiatoia a Betlemme. Qualcosa di così piccolo, così apparentemente debole e senza difesa. Eppure, in quella mangiatoia c'era il Re dei Re e il Signore dei Signori. E quindi la fede che noi abbiamo qui a Natale non è la fede che guarda al mondo e dice: dov'è Dio? Dov'è Dio in tutto questo? Con Dio nella mia vita. Forse questo è stato l'anno migliore che tu possa aver avuto ed è stato certamente un buon anno per Londra con le Olimpiadi, Paralimpiadi e tante altre cose che sono successe in questa città ed è stato meraviglioso. Forse il tuo anno è stato così. Forse dici: oggi sono così felice. Io non ti sto chiedendo se tu sei felice, ma ti sto chiedendo se tu hai gioia, esulti di gioia in Dio, perché la gioia del Signore è la tua forza in tutte le circostanze. Habacuc, il profeta, ha dovuto imparare questo quando ha guardato che non c'erano frutti nella vigna, che non c'erano pecore nell'ovile. Hai capito che c'era un messaggio da Dio che stava lavorando contro la nazione di Israele e ha detto: Dio manderà un nemico che distruggerà la nazione perché Dio sta scuotendo la nazione. E anche Habacuc ha dovuto imparare alla fine di tutto che mentre stava combattendo contro la realtà della sua generazione, della realtà della situazione sociale e politica, la condizione dei suoi giorni, quello che il futuro sembrava mostrare, mentre delle nuvole scure si stavano addensando. Eppure lui dice: anche se il fico non porta frutto e non ci sono pecore nell'ovile, io rigioirò nel Signore, perché la gioia del Signore è molto più profonda di qualunque festeggiamento che possiamo avere qui a Natale, le nostre celebrazioni esterne che anche i non cristiani e i pagani fanno in questo periodo, ma la nostra gioia è in colui che è venuto, non solo nella maniera come è celebrato.
La mia anima magnifica il Signore e lo spirito mio esulta in Dio, mio Salvatore. La gioia del Signore, così spirituale, sovrannaturale, è meravigliosa. Alle volte puoi essere così pieno di gioia e non lo puoi spiegare. Dici, boh, dovrei essere preoccupato, ma non lo sono. L'unica cosa di cui mi preoccupo è che non sono preoccupato, ma la gioia del Signore mi sostiene. Puoi essere nella valle più profonda, sotto l'oppressione delle circostanze, ma la gioia del Signore è con te, perché è con il tuo spirito. Ma questo tema della gioia si presenta in una maniera ancora più complessa. Se guardiamo alla storia di Natale, quando Giovanni Battista è nato, se vediamo in Luca capitolo 1, abbiamo la storia di Elisabetta, la mamma di Giovanni Battista, partorisce. Lo vediamo nel verso 57. Compiutosi per lei il tempo del parto, Elisabetta diede alla luce un figlio. I suoi vicini e i parenti udirono che il Signore le aveva usato grande misericordia e se ne rallegrarono con lei. E non era solo una donna che prima non poteva avere figli, che finalmente ha concepito. Questo già è un grande motivo di gioia, ma le circostanze in cui questo figlio, Giovanni Battista, che la Bibbia ci dice essere stato riempito di spirito dal grembo di sua madre, quest'uomo che sarebbe andato a preparare la via per il Messia. Questo è quello che era così significante in quello. Penso che ogni madre pensa che il proprio figlio, specialmente il primo nato, soprattutto se il primo a nascere è abbastanza avanti negli anni, allora è normale che è speciale. Ma questo bambino era veramente speciale. E tutta la comunità si è riunita insieme per rallegrarsi, come noi facciamo oggi. E se noi pensiamo a quando Gesù è nato, gli eventi che sono successi in quella notte, ad esempio in Luca 2 al verso 20, quando i pastori stavano guardando alle loro pecore, ai loro greggi, come normalmente facevano, quando improvvisamente il cielo si è aperto e angeli celesti sono apparsi in maniera visibile, deve averli terrorizzati. E quindi sono andati a vedere che cosa stava succedendo. Sono andati a vedere Gesù e l'hanno trovato proprio lì dove gli angeli avevano detto. Non era una menzogna, era lì, qualcosa è successo. Il cielo si è aperto, Dio è intervenuto. Da adesso in poi le cose saranno diverse. C'è un cambiamento nell'atmosfera. Un'evidenza chiara del regno di Dio manifestata in mezzo a noi, e noi vedremo i frutti di tutto questo. Ovviamente loro non erano teologi, erano pastori, ma è successo proprio così, come gli era stato detto. E vediamo nel verso 20 che i pastori tornarono indietro, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato loro annunciato. Ma anche lì vediamo che la loro gioia, quasi insignificante se la paragoniamo a quegli uomini, i magi, che la tradizione ci dice essere tre, ma questo è legato solamente ai tre doni che portavano. E se tu studi la tradizione della Chiesa, non la storia, ma la tradizione ci racconta anche i loro nomi e tante altre cose riguardo a loro. Ma la Bibbia non ci dice quanti erano. Ma la Bibbia ci dice
che hanno visto la stella e sapevano che quello era un segno. Quanti di voi sanno che Dio manda segni, non solo nel cielo ma sulla terra? Dio parla attraverso segni. Sì, lui lo fa. A Dio piace entrare nel suo universo e mostrare quello che vuole fare per la tua vita. E questi uomini che non avevano teologia ebraica, non avevano comprensione delle profezie ebraiche, ma hanno visto qualcosa che tutti gli altri avevano mancato. Persino i giudei avevano mancato di vedere che il re dei giudei era nato. Quindi loro seguono la stella. Quando arrivano a Gerusalemme, la stella ovviamente li poteva guidare fino a un certo punto. È come il satellite che seguo con la mia macchina, e alle volte non è tanto sicuro, tu devi immaginare se devi andare di qua o di là. Ma loro vediamo che li aveva portati fino a un certo punto. Dicono: beh, se arriviamo a Gerusalemme, ovviamente dobbiamo andare al palazzo per capire dov'è questo re. E ovviamente nel palazzo non trovarono quel re, ma trovarono un matto che si chiamava Erode. E loro dicono: siamo venuti ad adorare il re dei giudei che è appena nato. Ed Erode gli dice: ma noi non ne sappiamo. Non sappiamo cosa state dicendo. Allora Erode ha chiamato tutti i teologi, tutti i maestri del tempo: fatemi sapere dove dovrebbe nascere questo re, perché io dovrò fare qualcosa al riguardo. Quindi hanno letto le scritture, Michea capitolo 5, verso 2, dove ci dice che il Messia sarebbe nato a Betlemme, anche oggi. Abbiamo visto nel giornale oggi che a Betlemme mettono proprio lì nel punto dove Gesù dovrebbe essere nato, a Betlemme, un albero di Natale altissimo. Tutti sanno che oggi che Gesù è nato a Betlemme ed era scritto lì dal profeta Michea che aveva vissuto 8 secoli prima di Gesù. E prima che Gesù fosse nato, 700 anni dopo, ecco che potevano vedere il capitolo e il verso e trovare la risposta alla loro domanda. Che Bibbia meravigliosa abbiamo! C'è un capitolo, c'è un verso che può parlare nella tua vita ogni giorno dell'anno e anche di più. E voglio che la tua Bibbia sia così segnata che diventi una testimonianza vivente, che attraverso gli anni tu puoi guardare e dire: guarda questo versetto, lì, in quel versetto, in quel momento, quando ero ammalato in ospedale, quel verso è entrato nella mia vita e la Bibbia si è compiuta e la tua parola è entrata nella mia vita e mi ha guarito. E vai a guardare un altro verso dove dice: oh, ecco la provvisione finanziaria di cui avevo bisogno quando la parola mi ha parlato. È come se avesse avuto il mio nome, il mio indirizzo, è arrivata giusta alla mia porta per incontrare i miei bisogni. Questa è la parola di Dio per te. Amen. Questi saggi, questi magi, cercavano la direzione che gli era stata detta ed è successo. In Matteo 2 al verso 10, quando loro videro la stella, erano pieni di gioia. A questo punto il segno appare di nuovo come conferma che erano le persone giuste nel tempo giusto, nel posto giusto. E la gioia che vediamo qua è una gioia esultante. Quando ero alla scuola teologica, avevo questo insegnante di greco, è lì che ho imparato a dire la R.
E dovevamo tradurre in greco questi versetti e il mio cervello veramente fumava. Ma quando guardavo non potevo credere a quello che leggevo. C'era gioia e gioia e leggevo e c'era ancora più gioia. Si rallegrarono di grandissima gioia. Questo dice nell'originale quando loro videro la stella. Una gioia grandissima. Ecco quello che la traduzione ci dice. È qualcosa di straordinario, di forte. Questi uomini non erano neppure giudei. I giudei avrebbero dovuto cercare il loro Messia, ma neanche gli studiosi della Bibbia riuscivano a capire quello che diceva. La risposta è Betlemme e Giudea, tutto quello che sapevano dire. Avevano la risposta, ma sono rimasti a Gerusalemme. Tu pensi, wow, guarda qua. C'è, a Betlemme, andiamo, andiamo subito. No, avevano la risposta, ma non ci hanno fatto nulla con quello. Come tanti cristiani che io ho incontrato nella mia vita, abbiamo la risposta. Ma che cosa facciamo con quella risposta? Lascia che la promessa ti guidi alla persona, che il suo nome è Gesù. Amen. Allora, perché tutta questa gioia? Il coro angelico ce l'avevano in Luca 2, verso 14. Gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che egli gradisce. Che cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo che il tempo è arrivato in cui Dio avrebbe mostrato il suo favore non solo a Maria, ma tutti coloro che avrebbero ricevuto il messaggio. Sapete, è veramente incredibile vedere che qualcuno un giorno può scoprire che Dio è reale, Dio è vero, ma non abbiamo ancora sentito neanche la metà. Non solo Dio è vero, ma anche ti ama. E non solamente ti ama, ma vuole fare cose buone per te, ti vuole benedire, vuole entrare nella tua vita, vuole riempirti e vuole darti gioia. E questo, 2000 anni fa, è stato detto. E sapete, rimane ancora oggi una pietra d'inciampo. Ho parlato con un amico mio giudeo, alcuni amici, alcuni anni fa, e ho chiesto: com'è che voi trovate così difficile credere che Gesù è il Messia? Guarda tutto quello che è scritto nell'Antico Testamento, tutte queste profezie. Una cosa che lui mi ha detto è: noi siamo giudei. Troviamo difficile che Gesù sia il tuo Messia, perché i nostri profeti hanno detto, quando il Messia verrà, lui introdurrà la fratellanza universale di tutti gli uomini. Ho detto, questo è profondo. Quindi lui ha detto, dov'è questa fratellanza universale? E io vorrei che lui fosse qui quest'oggi, stare qui dove sono io, così gli farei vedere adesso, guarda, guarda la fratellanza universale, uomini e donne di ogni nazione, di ogni razza. Siamo tutti fratelli in Cristo Gesù. Qualunque sia il colore della nostra pelle, che siamo dall'est o da un'altra parte, da dovunque veniamo. Io posso essere confuso come tanti altri di voi. Sono nato in Africa, cresciuto in Australia e poi qui in Inghilterra. Ma siamo fratelli. E quindi questo è un buon esempio.
Perché tanti dicono, Shalom, la pace, vuol dire che il Messia della pace regna oggi? Guarda che cosa è successo in Connecticut, guarda in Siria, guarda la nostra economia, dov'è il Shalom in tutto questo? Prima di tutto tu devi vedere che lui viene con la pace e la gioia nel cuore. La pace e la gioia di Cristo, il Figlio di Dio, vive dentro di noi, ma non finisce lì. Perché Natale ci dice che la luce risplende nelle nostre tenebre. Ma quando quella gioia risplende in noi, noi stessi diventiamo una luce che risplende per Cristo. Così il regno di Dio può essere visto in noi e attraverso di noi. Questo sembra a me essere esattamente quello che Gesù ci ha chiamato ad essere. In In questa generazione di tenebre, mostrare Gesù. Non hai bisogno di essere o di far finta che non succeda niente, per non realizzare che questo mondo è nelle tenebre più profonde. Ma la luce di Dio risplende nella tua vita ed ecco perché tu puoi gioire. Quando tu gioisci, allora puoi fare una dichiarazione di fede. Tutto andrà bene e nel frattempo io ti aiuto. Perché non stiamo solo guardando al Messia che è nato in una mangiatoia, ma a colui che in quell'ultimo giorno verrà dal cielo e dichiarerà con ogni manifestazione dell'autorità spirituale, della gloria celeste, per dichiararsi, per mostrarsi. Il re dei re, il signore dei signori, colui che metterà fine a tutte le guerre, che toglierà la tenebra dai nostri cuori, che quelli che avranno rifiutato la sua luce saranno nelle tenebre per sempre, che loro stessi hanno scelto, ma i figli della luce risplenderanno come stelle nell'universo di Dio. E tutto perché una donna ha gioito in quello che lei ha sentito. E tu hai gioito oggi in quello che hai sentito? Dici Gesù, io ti do il benvenuto come mio Salvatore. Per qualcuno di voi potrebbe essere oggi il momento di riceverlo per la prima volta. Noi abbiamo comunione con Lui e Lui entra nella nostra vita in questo Natale. Quindi devi avere occhi che discernono. E guarda, ci si può anche divertire a Natale, però niente di questo si può paragonare alla realtà e alla gioia nel tuo spirito, che diventa la tua forza in tutte le circostanze. Dio ti benedica. Se a Natale te ne andrai, stasera vedi di essere qua prima di partire perché ci sarà un concerto speciale. Ma ricordati di rigioire con Cristo. Preghiamo. Padre, ti ringrazio per la luce che risplende nelle nostre tenebre, anche se ci sono tenebre ancora da rimuovere. Noi, Dio, non minimizziamo il dolore, le sofferenze, le cose terribili che succedono in questo mondo, ma tu sei venuto a risolvere ognuna di queste cose per incrementare il tuo governo, il tuo regno. E noi quindi continuiamo a guardare a te e celebriamo e esultiamo di gioia nel nome di Cristo Gesù. Lode a Dio.